Siamo con Tonino di Schiavi. titolare dell'organizzazione Tutela dalle Ingiustizie. Sta riemergendo di nuovo, dopo lunghe battaglie, il discorso delle strisce blu. Il sindaco di Segna, nell'ultima conferenza, ha detto di abolirle. Ma come le abolirà? Ecco, giusto. Come le abolisce? Perché noi da tempo, come lei sa, stiamo contestando queste strisce blu a Isernia che ormai tutti sappiamo che sono illegittime e sono inutili. Il comune di Isernia, l'attuale amministrazione Castrataro, finalmente si è reso conto che effettivamente sono illegittime e sono inutili e addirittura hanno fatto una delibera come giunta comunale nello scorso ottobre 2022 dove hanno stabilito che le strisce blu a Isernia sono servite e servono solo per far fare profitto alla ditta e non perché servono alle reali esigenze della popolazione. Quindi, stabilito questo, si devono togliere. Ora, se si devono togliere, il comune non è che deve fare chissà cosa, non deve permettere alla ditta di fargli fare un'azione risarcitoria. Cosa deve fare? Deve soltanto ordinare, perché il comune lo può fare, ordinare, e lo deve fare, ordinare alla ditta di non pretendere soldi da chi parcheggia negli stalli blu. Poi deve ordinare alla polizia municipale, perché la polizia municipale è dipendente del comune di Isernia ed è la polizia municipale che rielabora i verbali elevati dalla ditta concessionaria, di non fare i verbali, di non elevare i verbali e mandare i verbali a casa. Poi deve ordinare a questa ditta di restituire tutti i soldi incassati ai cittadini. Ecco, questo deve fare, non deve fare altro il comune di Isernia, non è che deve intraprendere un'azione legale contro la ditta per mandarla via. No, la ditta può anche restare, secondo noi, però non deve pretendere i soldi da chi parcheggia negli stalli blu e non deve fare i verbali e la polizia municipale non deve mandare i verbali a casa. Ecco, questo deve fare, perché se attiva un procedimento contro questa ditta, la ditta fa un contenzioso dove chiede i danni e come i danni la ditta non li può chiedere. Il comune deve solo annullare tutti gli atti che ha fatto, perché abbiamo stabilito, hanno stabilito, i giudici lo hanno stabilito, che sono tutti illegittimi. Quindi, che cosa deve fare? Non deve revocare, perché abbiamo sentito dire che il comune vorrebbe revocare alla ditta J Mobilità questo incarico. Cosa deve revocare? Non gli ha mai dato niente in modo legittimo, quindi deve solo annullare i fatti, perché se revoca, rischia di sanare il pregresso. Quindi deve annullare tutti gli atti e restituire i soldi ai cittadini. Perfetto. Per quanto riguarda invece gli accoglimenti della prefettura, della giudice di pace, dei ricorsi anche verso la prefettura di Segni in materia di strisce blu, il prefetto è stato condannato Certo. a rimborsare l'utente, Sì. l'automobilista in questo caso, della spesa di. La prefettura di Isernia si è comportata, per noi si è comportata malissimo fino adesso, perché noi l'abbiamo chiamato in causa sin dal primo momento e quindi doveva intervenire presso il comune per ristabilire la legittimità violata ed invece la prefettura si è associata al comune, parlo il comune quando era amministrato dalla precedente amministrazione. Ha fatto di più la prefettura. I ricorrenti che osavano ricorrere avverso queste soste, questi verbali elevate nelle soste blu, questi verbali illegittimi, la prefettura puntualmente gli dava torto ai ricorrenti e gli raddoppiava le sanzioni. Per fortuna i giudici di pace hanno sempre accolto i ricorsi e hanno condannato sia il comune di Isernia sia la prefettura. La prefettura è stata puntualmente condannata. Quindi, quello che fa la prefettura proprio non ha testo, Qual è perché l'importo a cui è stato condannato la prefettura? per la verità, siccome noi ci difendiamo da soli presso il giudice di pace e non tramite i legali, ha condannato la prefettura o il comune a restituire il solo contributo unificato,
perché non abbiamo potuto dimostrare una parcella, perché noi lo facciamo a titolo gratuito, e quindi ha condannato al risarcimento del solo contributo unificato. La prefettura sta rimborsandoci. E la prefettura sta rimborsando, sì, questo è vero, il comune anche ha rimborsato, però noi non è che ci interessa questo rimborso, o ci interessa il principio che sia il comune sia la prefettura sono stati condannati. Perché? Perché le soste blu sono illegittime ai sensi. Se sono illegittime non dovevano essere istituite. Se hanno fatto pagare i soldi a chi parcheggiava, lo hanno fatto in modo illegittimo. Ed ecco perché noi diciamo che il comune deve ordinare alla ditta di non pretendere soldi da chi parcheggia negli stalli blu. Deve ordinare alla Polizia Municipale di non elevare i verbali e deve ordinare alla ditta di restituire tutti i soldi che la gente ha pagato per poter parcheggiare negli stalli blu, perché non si doveva pagare.